Sono contentissimo e ringrazio Don Gino, Don Stefano, tutti i vostri don, i vostri professori, di potervi salutare all'inizio di questa settimana, perché io sono in questa casa bella, grande, famosa, questa casa salesiana di Udine del Bearzi da ieri. Il nome che Don Bosco dava è casa, perché è un po' grande per essere una casa, è più grande di casa vostra questa scuola, credo. Se voi avete una casa grande come questa scuola siete sicuramente molto fortunati. Don Bosco chiamava casa perché la prima cosa bella che io auguro, prego, ma credo, è che voi qui vi sentiate a casa, abbiate tutto quello che vi serve per diventare grandi, ma soprattutto abbiate gente che vi aiuta, da cui vi sentite aiutati, considerati, che vi aiuta a camminare per crescere come persone, come cristiani, per imparare, per... Come diceva il direttore Don Gino, io faccio come servizio, come don, un lavoro un po' particolare. Se a qualcuno piace viaggiare, me lo dice negli intervalli, andiamo insieme. Io sono sempre in viaggio. Allora devo dire due cose. Don Bosco, l'avete chiaro? Sì. Ecco, Don Bosco ha fondato i Salesiani sono oggi 14.700. Quindi non li abbiamo tutti qui al Bearzi, 14.700. Al mondo ci sono 3.000 case salesiane. 3.000 case salesiane in 132 nazioni. Una roba grandissima. 132 nazioni è tanto, eh. Io tutto dove vado, l'ho fatto anche l'altro giorno al tormezzo e qualcuno ha vinto la gara, scommetto, chi in un intervallo con un foglio bianco, un amico, senza guardare sullo smartphone San Google, riesce a scrivere 132 nomi di nazioni, chi riesce a scrivere 132 nomi di nazioni, gli do un premio, perché sono tantissimi, mica ci riescono tutti. Allora i salesiani sono nel mondo in 132 nazioni, tantissimi. Allora, una famiglia così grande, intorno al successore di Don Bosco, siamo divisi per gruppi più piccoli, noi qui siamo, anche se noi siamo un po' distanti dal mare, nella regione mediterranea, tutte le case salesiane che sono più o meno vicine intorno al mar Mediterraneo, Portogallo, fino ad alcune isole che sono in mezzo all'Atlantico, che sono Portogallo, Spagna, Italia, un po' di case del Nord Africa dove ci sono i salesiani italiani, per esempio in Tunisia, Egitto, poi le case salesiane dove ci sono salesiani italiani dell'Albania, del Kosovo, che è dietro l'Albania, della Romania, della Moldavia, della Lituania, della Svizzera e poi tutta la zona dove ci sono i salesiani, dove comincia l'Asia, che noi chiamiamo Medio Oriente. Quindi la Turchia, l'Iran, il Libano, Israele, Palestina e finisco con questo, perché io dovendo andare a salutare e incontrare a nome del Rettor Maggiore che mi saluta, è tornato ieri sera a Roma dal Cile, quindi dall'altra parte del mondo, io vado, incontro, ascolto, saluto in tutte queste case e di tutte le case della regione, ragazzi, sono stato anche in Siria. Vi dice qualcosa? A qualcuno non dice niente, altri che fanno così con la testa, Siria uguale guerra. È una nazione che 6 anni che è in guerra. Adesso sembra differente, ma sempre guerra è. Ragazzi, per ricordarsi che cosa facevamo 6 anni fa, già pensarci, se no uno sbaglierà. 6 anni fa è un tempo lunghissimo. Sono stato, come sono qui adesso, portando il saluto, l'abbraccio e la ragione anche nelle case salesiane che abbiamo insieme, 2,
dove ho incontrato ragazzi bravi, svegli, intelligenti come voi, che delle cose che abbiamo noi non hanno niente, niente. 6 anni in guerra, 2 case, una a Damasco che è la capitale, l'altra, può darsi che qualcuno dei più grandi, nella città di Aleppo. Io sono sicuro che molti di voi sanno, Aleppo è la città più distrutta del mondo dalla fine della seconda guerra mondiale, cioè negli ultimi 75 anni della storia del mondo è la città più distrutta, tutto distrutto. Ci sono dei ragazzi che vivono come possono in un posto così, che vivono nella nostra casa salesiana di Aleppo, sono come voi, buoni, svegli, ma di quello che abbiamo noi non hanno nulla. Allora quando io parlo della congregazione, quando saluto tutti voi e i vostri compagni più grandi e più piccoli, sempre parlo anche un attimo dei ragazzi che vivono in posti meno fortunati, come la Siria, un paese in guerra, perché sapere che non tutti hanno quello che ho io mi aiuta a vivere bene e a fare bene come studente, come figlio, in questa casa di Don Bosco, perché ho tante possibilità belle che altri non hanno. Io credo che questo sia un inizio di giorno, di settimana, ricordando quanto è grande il mondo e quanti altri sono in situazioni molto diverse da noi, che ci aiuta a vivere bene questa giornata e questa settimana. Vi ringrazio per questo ascolto silenzioso e poi ci vedremo in questi giorni negli intervalli, per chi è qui, per chi è in gita, è occupato e altrove, e li lasciamo andare, e vi auguro buona giornata e buona settimana.